Buongiorno e benvenuti a tutti a questo primo incontro del progetto Casa Nostra, Economia e Sviluppo Sostenibile. Un progetto promosso dall'Arcidiocesi di Gaeta, in particolare dalla Pastorale Giovanile, dalla Pastorale Scolastica Universitaria, dall'Associazione Culturale Vittorio Bachelet, dall'Azione Cattolica di Gaeta, appunto. Il primo ringraziamento che voglio fare, vorrei fare all'interno di questo primo incontro è per le scuole che hanno aderito a questo progetto. Il liceo Cicerone Poglione di Formia, oggi rappresentato dal vicepreside Mazzucco, al quale tra poco darò la parola per un saluto, e l'istituto Pacinotti di Fondi, che con molta probabilità rivedrà questo incontro in differita. Un altro ringraziamento molto importante, mi preme farlo, è all'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Gaeta, al direttore Don Maurizio Di Renzo e a Giovanni Zeno, che oggi è il nostro regista. Non mi resta che lasciare a questo punto la parola al professor Francesco Mazzucco per i saluti da parte dell'Istituto Cicerone Poglione. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Francesco Mazzucco, come ha detto lei, e sono il collaboratore della dirigente scolastica, ciò che una volta si chiamava semplicemente vicepreside. Intanto, i più cordiali saluti da parte della dirigente, la quale si scusa per non essere presente, ma purtroppo un impegno presso l'ufficio scolastico regionale non le ha permesso di partecipare. Dunque, la conferenza di oggi affronta temi che a mio avviso sono di interesse proprio assoluto, cioè che economia e sviluppo sostenibile, un argomento che a me sta personalmente sta molto a cuore, ma è fondamentale per il futuro dei nostri studenti. E poi questo argomento in particolare rientra nello studio della nuova disciplina, nuova nel senso che da quest'anno è previsto proprio un voto per ciò che si chiama educazione civica, e quindi diciamo che è proprio un argomento che viene affrontato nell'ambito di questa disciplina, e non solo, ma è anche valido ai fini del PCTO, ovvero percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Una volta si chiamava semplicemente alternanza scuola-lavoro. Vi rubo qualche altro minuto, lasciatemi ringraziare tutti gli organismi che ci hanno permesso di realizzare il progetto, ovvero ce l'ha fatto lei, ma lo voglio ripetere: l'Associazione Culturale Vittorio Bachelet, l'Azione Cattolica, di cui tra l'altro è presidente la nostra professoressa Paolina Valeriano, il progetto Policoro, la Pastorale Giovanile, la Pastorale Scolastica, nonché l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Gaeta, che ci hanno permesso appunto il collegamento. Va bene, non rubo altro tempo, la parola la do subito al dottor Giorgio Di Perna, che presenterà e intervisterà il dottor Ermete Realacci. Ma una sola cosa voglio dire, voglio aggiungere, che forse non tutti sanno, e cioè che il dottor Ermete Realacci ha frequentato il nostro istituto, in particolare il nostro indirizzo classico, cioè il liceo Vitruvio Poglione. Va bene, grazie, io non rubo altro tempo, a lei la parola, dottor Di Perna. Grazie professore, grazie mille. I nostri ringraziamenti anche alla dirigente. Chiedo venia per prima agli amici del progetto Policoro della nostra arcidiocesi, ho dimenticato di menzionarli, come succede spesso, qualcuno rischia sempre di essere non menzionato per un piccolo errore di distrazione del moderatore. Ringrazio il professor Mazzucco anche per questo, per avermi ricordato del progetto Policoro. Allora, prima di entrare più nel dettaglio dell'incontro, nello specifico dell'incontro di oggi, a me preme
lasciare la parola a Don Francesco Contestabile, che è il direttore della pastorale giovanile della nostra diocesi, che in poco tempo, in breve, ci presenterà tutto il progetto Casa Nostra, Economia e Sviluppo Sostenibile. Sì, benvenuti a tutti. È davvero un peccato non riuscirci a vedere negli occhi come abbiamo fatto l'anno scorso nel progetto che poi si è interrotto per il lockdown. Ma la necessità ci apre la strada a cose nuove e a inventarci strade nuove per non farci fermare dalla difficoltà. Il progetto di quest'anno che vi proponiamo è proprio legato a queste due parole, economia e sviluppo, l'ambiente e il denaro, e come noi stiamo all'interno dell'ambiente. Oggi inizieremo con Ermete Realacci, che ci aiuterà a entrare nell'argomento. Poi nel prossimo incontro invece cominceremo a conoscere, tramite alcuni esperti della nostra, del nostro territorio, alcune parti specifiche del progetto, che poi sarete voi a costruire. Il progetto è lasciato nelle vostre mani alla fine. Ci saranno alcuni laboratori, 5 laboratori nei quali verrete divisi, che saranno la fucina delle vostre idee, il luogo dove poter inventare e creare una strada nuova, proporre con l'idea che il presente è nelle vostre mani, è nelle nostre mani, perché questa cosa di rimandare tutto al futuro è pericolosa, perché è oggi che bisogna agire, è oggi che bisogna avere una nuova consapevolezza. E come Chiesa di Gaeta siamo sicuri che questa è spiritualità, perché questo è il modo che abbiamo per prenderci cura di quello che abbiamo intorno, perché le cose più belle sono anche quelle più fragili. L'ambiente, la democrazia, come abbiamo visto questa notte, sono fragili e bisogna prendersene cura. Bisogna prendersene cura innanzitutto con la conoscenza e con lo studio. E oggi, grazie a Ermete, che ci ha dato la sua disponibilità, proveremo a iniziare questo cammino insieme. Grazie Don Francesco. Adesso non mi resta che presentarvi appunto l'ospite di oggi, Ermete Realacci. Buongiorno Ermete. Buongiorno. Prima di passare la parola a te, vorrei ricordare a tutti quelli che ci seguono, in particolar modo ai ragazzi dell'Istituto Cicerone Poglione, che in qualsiasi momento possono fare delle domande scrivendo semplicemente nei commenti di YouTube e dei social. E quindi questo poi lo ripeterò anche più avanti. Allora, Ermete Realacci è appunto uno dei simboli della cultura ambientalista italiana, ha proposto e promosso con lo scopo di promuovere appunto la soft economy e creare una rete di realtà che rappresentino le qualità italiane, la Fondazione Simbola, che attualmente presiede. Tra le altre cose è tra i fondatori del Kyoto Club, unione di varie istituzioni e imprese impegnate per la riduzione di gas serra. È stato parlamentare italiano dal 2001 al 2018 e presidente per ben 2 volte, dal 2003 al 2008 e dal 2013 al 2018, della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Sin dai primi anni ha abitato la Lega Ambiente, di cui, se non erro, attualmente il presidente onorario. Ermete Realacci è impegnato da sempre nella difesa dell'ambiente, si è occupato di iniziative per il risparmio energetico e rinnovabile, per la difesa dei territori e della coesione delle comunità, ma anche contro l'abusivismo edilizio, di lotta alle ecomafie e di promozione delle produzioni agroalimentari di qualità e a chilometro zero, di commercio equo e solidale e di responsabilità sociale di impresa. Tra le proposte presentate in Parlamento, 4 leggi in vigore portano il suo nome: istituzione della commissione d'inchiesta contro le ecomafie, potenziamento del sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale,
contro gli ecoreati e tutela e valorizzazione dei piccoli comuni. Suoi altri provvedimenti importanti sono quelli per un'edilizia di qualità, eco bonus, sisma bonus, bonus verde, sisma bonus, già l'ho citato. Quindi tante sono appunto le cose e gli spunti che ci può lasciare oggi Ermete, che ringraziamo ancora una volta per aver accettato il nostro invito. E lascio subito a lui la parola per un'introduzione, una breve introduzione alla tematica dell'incontro di oggi. Grazie a voi, a me fa piacere, perché è un incontro con persone attente al tema, ma anche perché, come ricordava il professor Mazzucco, io ho studiato al liceo classico Vittorio Poglione di Formia, mia mamma vive ancora a Formia e sono molto legato, diciamo, a quel territorio, ovviamente, diciamo, mentre c'è passato una parte importante della mia vita. Io direi che in questa breve introduzione, poi sviluppiamo la chiacchierata secondo quello che è più nel vostro interesse e rispondere alle domande, vorrei centrare la questione su due aspetti. Uno, senza parlare, lo dico subito, delle evidenze dei problemi che abbiamo dal punto di vista ambientale, no? Sappiamo tutti che il tema dei mutamenti climatici, delle varie forme di inquinamento è un tema molto importante, sempre più importante, abbiamo tantissime evidenze di questo. A me, per esempio, fra le tante cose, oltre ai fenomeni meteorologici estremi, all'aumento delle temperature, colpisce che stiamo perdendo i ghiacciai. Perdere i ghiacciai può sembrare una cosa solo lontana, soprattutto se uno sta a Forno e Gaeta, che ghiacciai intorno non ce n'è tanti, ma è un segno molto forte di questo cambiamento in corso, e i ghiacciai svolgono anche loro una funzione, perché sono quelli che in alcuni periodi dell'anno garantiscono l'acqua che non viene dalle precipitazioni, non viene dalla neve. Noi abbiamo perso già un terzo dei nostri ghiacciai negli ultimi anni, quindi è un percorso misurabile, fotografato. E così tante altre evidenze delle questioni ambientali, dall'inquinamento del mare, da plastiche e da altri inquinanti, all'inquinamento dell'aria, che, aggiungo, oramai è evidente non solo in Italia, ma soprattutto per quanto riguarda l'Italia, nella pianura padana, si incrocia anche con questa terribile pandemia che stiamo attraversando, perché questa pandemia aggredisce i polmoni, soprattutto le vie respiratorie, e i posti dove già oggi abbiamo una quantità di morte anticipate, come si dice in termine tecnico, elevato a causa dell'inquinamento, sono quelli in cui poi questa pandemia miete più vittime, perché trova un terreno purtroppo fertile. Ma vorrei concentrare la conversazione, la chiacchierata, su due aspetti. Uno è il nesso che c'è fra la questione ambientale e le altre questioni, perché quando noi oggi parliamo economia e sviluppo sostenibile, possiamo farlo in termini diversi da quanto accadeva nel passato. Nel passato, e anche adesso tanti la pensano così, diciamo, si diceva sì, bisogna proteggere l'ambiente, ma bisogna stare attenti a non danneggiare l'economia, no? Oggi molto spesso la situazione è molto diversa, cioè il contrario, cioè chi fa scelte, diciamo, che vanno nella direzione di una maggiore attenzione all'ambiente, che neanche è premiata in termini economici. Questo avviene in tutti i settori dell'economia. Pigliamo il settore più tipico da questo punto di vista, per quanto riguarda, per esempio, la questione dei mutamenti climatici, cioè la produzione di energia, no? Oggi le aziende che scommettono di più sul tema delle rinnovabili sono quelle più forti. Tanti anni fa, cioè, io l'ho vissuto, ma ho una certa età, come si vede anche dai capelli, l'Italia ha abbandonato la strada del nucleare, e molti in Italia dicevano però il nucleare costa di meno, siamo sfortunati perché non abbiamo il nucleare. Bene, sono
10 anni che in Occidente non si costruisce più una centrale nucleare, ma non per il referendum come è stato in Italia e in altri paesi, ma perché il nucleare costa più delle altre fonti di energia, soprattutto costa più delle rinnovabili. L'ultimo impianto grosso di fotovoltaico che è stato avviato in Portogallo ha un costo dell'energia che è un decimo di quella dell'ultimo nucleare che forse si farà in Occidente, ma non ne sono sicuro, che sono delle centrali nuove in Inghilterra. È chiaro che quindi questo cambia completamente la nostra maniera di pensare. Don Francesco alludeva a un fatto che ha colpito molti di noi, a me sicuramente gravissimo, ieri negli Stati Uniti il tentativo di una minoranza estremista evocata, guidata dal presidente Trump, ha cercato di invadere e di impedire la nomina di chi è stato eletto regolarmente con un ampio margine di voti, peraltro, nelle elezioni americane. Beh, per esempio, in America il presidente Trump è uno che ha sempre detto che i mutamenti climatici non esistono. Ha detto per un periodo anche che non esisteva il Covid, diciamo, che non esisteva questa epidemia. Però che cosa è accaduto? È accaduto che anche negli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, le fonti fossili e in particolar modo il carbone hanno perso terreno. E hanno perso terreno perché gli impianti rinnovabili costano meno del carbone. Trump era uscito dagli accordi internazionali di Parigi sul clima per proteggere il carbone americano, ma il carbone americano durante la sua presidenza è calato, hanno chiuso 50 centrali e nell'ultimo mese di cui ho i dati, il giugno dell'anno scorso, tutti i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica degli Stati Uniti erano alimentati da fonti rinnovabili, perché poi anche negli Stati Repubblicani se costa di meno l'energia del vento non è che comprano il carbone. Allora, questo è un esempio che in Italia ha anche un grande campione, perché la più importante produttrice di fonti rinnovabili al mondo è l'Enel. E l'Enel, proprio perché ha fatto una scelta molto netta in quella direzione, si è molto rafforzata economicamente rispetto ai suoi concorrenti. Ma questo vale in realtà in tutti i settori. Vi faccio un esempio apparentemente distante, no? Anche in agricoltura, no? Tutte le produzioni che puntano sulla qualità e sul territorio hanno avuto dei vantaggi nell'ultimo periodo. Per esempio, pensate alla storia del vino. Il nostro vino attraversò molti anni fa una crisi terribile, nel 1986, la crisi del metanolo, ci fu una produzione di vino adulterato con una sostanza, il metanolo, che uccide in certe quantità, morirono più di 20 persone, ci fu un terribile calo delle vendite e da allora c'è stato un cambiamento enorme, cioè si è passato da quantità basso prezzo, che stava facendo scomparire il vino italiano sui mercati internazionali, a una qualità legata al territorio. Noi oggi produciamo meno vino, ma il nostro vino vale molto di più. E questo vale in tutta Italia, abbiamo imparato a fare il vino. Una scommessa sulla qualità o anche una scommessa in tante produzioni sulla bellezza. Don Francesco evocava il termine della bellezza. Io vorrei ricordare che Laudato Si, lo dico ai ragazzi, per chi non l'ha letta, consiglio di leggere, anche perché è una lettura appassionante, ma anche molto semplice. È scritta benissimo. La Laudato Si è questa enciclica del 2015, io la ricordo benissimo perché fu importantissima la Laudato Si per ottenere un risultato negli accordi di Parigi del dicembre del 2015, in cui sotto una spinta dell'Europa, della presidenza degli Stati Uniti, che allora era di Obama, e per un cambiamento di atteggiamento anche della Cina, furono accordi molto avanzati che adesso bisogna mettere in pratica. Bene, nella Laudato Si la bellezza è nominata più di 30 volte, perché la scommessa della bellezza per l'Italia è una scommessa chiave, ma anche per il mondo, lo è per lo spirito, ma anche per l'economia. Scommettere sulla bellezza, un economista tecnologo italiano, Carlo Maria Cipolla, diceva che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo, è legata all'innovazione, alla bellezza, alla qualità, al portare nel futuro quelli che sono
i nostri cromosomi. Anche le tradizioni rinnovate svolgono un ruolo importante. Per esempio, io citavo prima il vino, la forza dell'Italia nel vino è legata alla diversità dei climi, dei territori nel paese, è legata anche al fatto che da noi il vino lo facevano gli Etruschi, i Greci, i Romani, i Cartaginesi, non so il vino che bevevano Cicerone, Vitruvio e Coglione, quanto fosse diverso dal nostro, ma i vitigni che loro usavano sono la base di molti vini del futuro, che l'Italia è in grado di produrre perché ha questa storia e gli altri no. Quindi diciamo la scommessa, diciamo, di incrociare l'economia con la cultura, con la storia, con la bellezza, con i valori, è una scommessa necessaria, molto italiana. In questo ci aiuta molto questo pontificato di Papa Francesco. Aggiungo che so, a proposito di Azione Cattolica, perché mi hanno chiesto di rispondere a delle domande, che il periodico dell'Azione Cattolica del prossimo mese sarà dedicato al tema sostanzialmente che noi oggi affrontiamo. E infine, seconda parte, scegliere questa strada è quella che può rendere più forte la nostra economia. Vedete, c'è un lavoro che ogni anno fa la Fondazione Simbola Simonion Camere, che misura cosa sta accadendo nell'economia italiana dal punto di vista dell'ambiente. Ebbene, sono 11 anni che ne facciamo questo rapporto. Quello che emerge è che la spinta delle imprese a occuparsi di temi ambientali è sempre più forte, in parte perché risponde anche a una domanda che viene dai cittadini, dalle persone, dalle comunità, in parte perché occuparsi d'ambiente significa anche a volte essere più competitivi. Faccio un esempio, pochi lo sanno, ma l'Italia è di gran lunga la superpotenza europea dell'economia circolare. Noi recuperiamo il doppio delle materie prime nei cicli produttivi rispetto alla media europea, molto più dei tedeschi. Questo non tanto per le leggi, qualche legge buona l'abbiamo fatta, qualcuno l'ho fatta anch'io per la verità, penso all'eliminazione dei microplastici nei cosmetici o altre cose, ma è la nostra maniera di produrre. Noi siamo un paese povero di materie prime, siamo stati quindi costretti, spinti, ad investire su quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. E quindi abbiamo creato filiere, dai rottami di Brescia agli stracci di Prato, che recuperano di più di altri paesi. E questo ci fa risparmiare tanta energia, tante emissioni di CO2, ma rende anche più competitivi i nostri prodotti. E una buona parte di voi lavoreranno in questo settore. L'anno scorso, anzi due anni fa, gli ultimi dati sono 2019, l'anno scorso come sapete è un anno molto particolare, il 40% dei nuovi posti di lavoro avevano a che fare con l'ambiente, in tutti i settori, dall'agricoltura alla tecnologia, dalla cultura al made in Italy, alla meccatronica, in tutti i settori, no? Al turismo, anche il turismo italiano deve molto a un rapporto con la bellezza e con i territori. E questa è la strada che ha scelto l'Europa. Vedete, quando sentite per televisione che c'è una discussione su come utilizzare queste grandi risorse che l'Europa mette a disposizione per rispondere a questa crisi, e mette a disposizione soprattutto l'Italia, che è il paese che ne riceverà più di altri, il grosso di quelle risorse, per decisione dell'Europa, saranno investite oltre che su sanità e coesione, e sul digitale, ma il grosso saranno proprio sull'ambiente, sul contrastare la crisi climatica. Questo non solo perché è necessario e bisogna farlo con coraggio, ma come dice il manifesto di Assisi, che è questo documento che è stato proposto e che continua a raccogliere firme dalla Fondazione Simbola e dal Sacro Convento di Assisi, perché è un'occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d'uomo e per questo più capaci di affrontare il futuro. Il Papa Francesco, che è anche uno straordinario comunicatore, in una delle sue dei suoi interventi, dei suoi messaggi al mondo, ha detto che peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Per non sprecarla io credo che dobbiamo insieme cambiare verso un mondo che è più degno dell'uomo.
Grazie mille per questa introduzione, per i già tanti spunti che ci hai fornito. Allora, io adesso vorrei chiederti, nel 2020, insomma, è stato un anno che ricorderemo in primis per il Covid, e non c'è dubbio su questo. Sembrerebbe però che oltre alla pandemia nulla sia accaduto. In realtà non è così. Quello appena trascorso è stato un anno di grandissimi testimoni e testimonianze che attraverso il loro impegno quotidiano ci hanno fornito indicazioni e strumenti per prendere consapevolezza, più o meno una volta per tutte, diciamo, di quanto sia necessario per noi e per il pianeta un cambiamento nei nostri stili di vita. Cosa hanno in comune allora, secondo te, Greta Thunberg, Papa Francesco e i tanti giovani che hanno preso parte all'incontro del Economy of Francesco, che sappiamo anche qualcuno del nostro territorio ha avuto la possibilità di partecipare? Si parla tanto di cittadinanza ecologica. Cosa dovrebbe cambiare quindi nei nostri stili di vita? Beh, molte cose, però con una bussola, se posso dirla in maniera anche un po' diretta e franca, è che non è un sacrificio, non so come dire, ma è una cosa che rende la vita più degna di essere vissuta. Un grande ambientalista italiano, Alexander Langer, ha detto che la conversione ecologica sarà vincente quando sarà socialmente desiderabile. Se noi presentiamo, come talvolta accade, è una colpa anche degli ambientalisti, talvolta questa, presentiamo le questioni ambientali come un insieme di vincoli e non come una sfida, non come una maniera per rendere, diciamo, la nostra vita più interessante, più ricca, no? Non facciamo un servizio alla causa ambientale. C'è un passo della Laudato Si molto bello, secondo me. La Laudato Si è tutta molto bella, come anche a Fratelli Tutti, però adesso mi concentro sulla Laudato Si perché è stata quella che un po' ha segnato una svolta, non solo, diciamo, per quello che riguarda il mondo cattolico, no? Perché la Laudato Si è rivolta un po' a tutto il mondo, credo sia stata la prima enciclica in cui veniva citato un pensatore musulmano, no? Perché dentro il ragionamento che veniva fatto, che era un ragionamento di visione ma anche di grande concretezza. C'è un passo molto bello sulla sobrietà, dove si dice che sbaglia chi pensa che la sobrietà sia contro l'economia o che la sobrietà significhi meno vita. La sobrietà in realtà significa una vita più degna di essere vissuta ed è quello che noi un po' dobbiamo imparare a capire, diciamo, nel senso che non è la quantità di merci che ci rende ricchi. Sì, servono anche le merci, serve anche il benessere, no? Ma serve anche un sistema di relazioni, un rapporto con le comunità, un rapporto con gli altri che è per noi, diciamo, più importante di tanti aspetti materiali. Quello che oggi è veramente diverso rispetto a quello che poteva essere pensato ancora 20 anni fa è che oggi questi passaggi rendono la vita e l'economia più forti. Lo dico con una battuta, oggi la verità è che essere buoni conviene, nel senso che se uno va a vedere in tutti i settori le scelte che sono favorevoli all'ambiente sono quasi sempre scelte che favoriscono anche forme di economia e di imprese e quindi le potremmo attraversare tutti questi settori. Parlo di quelli, ecco, in agricoltura, un'agricoltura che non punta tanto sulla quantità o sui pesticidi, ma che punta sulla qualità legata al territorio, sulle produzioni tipiche, è più forte di un'agricoltura che peraltro in Italia sarebbe perdente rispetto a quelli di paesi che hanno estensioni di terreni e dimensioni completamente diverse. Nell'edilizia, l'edilizia che tu lo citavi anche rispetto ai tentativi, in parte riusciti, che ho fatto durante la mia attività parlamentare, l'edilizia che oggi è legata al recupero, alla qualificazione delle abitazioni, è più forte del nuovo costruito, cioè rende le nostre case più attente rispetto all'ambiente, quindi anche meno costose, perché noi spendiamo ogni anno grosso modo 1.500 euro in media
per l'energia delle nostre case. È chiaro che se le costruiamo bene, meglio, se abbiamo consumiamo meno energia, se questa energia viene dalle fonti rinnovabili, è un vantaggio anche economico. Allora, quegli strumenti cui tu accennavi, l'ecobonus, il sisma bonus, la riqualificazione edilizia, producono tanto lavoro, producono una edilizia diversa e producono benessere, anche in termini economici, producono bollette meno care, case che sono più belle, più confortevoli, che valgono di più. Quindi è un cambiamento che riguarda l'edilizia. E questo vale un po' per tutto, questo vale anche nei consumi, stare attenti nei consumi, a consumi che insomma producono meno rifiuti, rifiuti più gestibili, le raccolte differenziate. Una volta, tanti anni fa, si riteneva che gli italiani fossero incapaci di fare le raccolte differenziate, non è così. In Italia abbiamo delle eccellenze europee nelle raccolte differenziate, non solo in alcune regioni del nord, ma anche in alcune aree del sud. Io adesso non so i dati di Gaeta, forse credo sia abbastanza alta come raccolta differenziale. Vedo che la mia mamma è molto attenta, si è abituata a questo. Insomma, sono tanti i comportamenti, diciamo, che possono aiutare queste politiche ambientali, che rappresentano sempre un'alleanza fra economia, società, cultura, valori. È un po' il senso del manifesto di Assisi, la novità del manifesto di Assisi. Chi vuole lo può trovare sul sito di Simbola o sul sito del Sacro Convento. Il sito di Simbola è www.simbola.net e si può anche firmare, se lo so, condivide il manifesto di Assisi. Il manifesto di Assisi è un esempio, forse il più forte esempio al mondo, di una presa di posizione per un'economia a misura d'uomo fatta da soggetti molto diversi. Fatta dall'economia, fatta da istituzioni, fatta da associazioni, anche l'Azione Cattolica l'ha firmata, ovviamente tanti esponenti di rilievo anche del mondo cattolico o del mondo delle professioni, dei saperi, della scienza. È un'alleanza che bisogna costruire. Mi sono dovuto riprendere una frase molto bella, fra le tante che Papa Francesco ha detto in questo periodo sulla crisi che stiamo attraversando dal punto di vista della pandemia. Lui ha detto: ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Io penso che il terreno delle politiche ambientali è uno dei terreni in cui questa esigenza di remare insieme è più forte. Grazie. Ci dicono in regia che c'è già una domanda, la troviamo sotto. Insomma, Giulia ci chiede: volevo sapere se siete a conoscenza se qui vicino c'è un sito dove verranno smaltiti i rifiuti delle vecchie centrali nucleari. Ovviamente di smantellare la centrale del Meridiano, che è la cosa più vicina, diciamo. Forme il Golfo sta al centro fra due centrali, che, delle quattro che erano attive in Italia tempo fa, che io ho contribuito a far chiudere per capirci entrambe, una la centrale del Garigliano e l'altra la centrale di Latina, no? In queste centrali c'è ancora tanto da fare per eliminare le parti contaminate, per eliminare là. Poi dal punto di vista dei rifiuti nucleari bisogna distinguere, perché alcuni sono molto pericolosi, altri lo sono molto meno, perché si considerano rifiuti nucleari anche, per capirci, le lastre delle radiografie, no? Perché si usa anche lì del materiale nucleare, però quelli non sono rifiuti particolarmente difficili da gestire, no? E quindi, mentre invece i rifiuti che vengono dalle centrali nucleari, che però noi fortunatamente abbiamo chiuso da tempo e abbiamo interrotto quella strada, ed è questo che ha permesso anche all'Enel di diventare un leader mondiale delle fonti rinnovabili, che se aveva questa zavorra avrebbe fatto più fatica economicamente e tecnologicamente
a muoversi in quella direzione. Il problema è che alcuni dei rifiuti nucleari hanno dei tempi di vita lunghissimi, 100.000 anni, per capirci. Facciamo fatica anche a immaginarla, perché esistono da prima dall'epoca dell'uomo di Neanderthal, quindi non faremo fatica a immaginare questo spazio di tempo. Ecco, quei rifiuti sono molto pericolosi, alcuni di quei rifiuti sono ancora dentro le vecchie centrali, e quindi il problema di terminare la messa in sicurezza delle centrali del Garigliano e di Latina è un problema serio, ma non sono previsti. Quindi si parlava di Covid, abbiamo parlato, inevitabilmente abbiamo fatto un accenno al Covid e alla pandemia, e di come questo virus abbia inciso sulle nostre vite. Rapporti, statistiche, studi hanno dimostrato che ad essere penalizzata da un punto di vista socio-economico è stata la fascia di popolazione più fragile. Si allarga così il divario, perdonatemi l'espressione cruda, tra ricchi e poveri. Tale presa di coscienza, quale connessione e ripercussione ha sulla questione ambientale? È una presa di coscienza che riguarda anche la questione ambientale. È chiaro che anche nella crisi climatica chi pagherà di più saranno i più deboli. Quindi affrontare queste emergenze è anche una maniera per difendere le aree più deboli. Adesso mi auguro, come tutti, penso che il vaccino arrivi presto, no? In Italia e in Europa sarà sicuramente distribuito a tutti, ma pensiamo ai paesi più poveri. Arriverà il vaccino anche nei paesi più poveri? Gliela daremo in condizioni in cui loro possono utilizzarlo, e questo vale anche per la crisi climatica. Stanno cominciando a pagare la crisi climatica in maniera molto più forte proprio quelle popolazioni che stanno in zone più delicate. Vi faccio un esempio che a me colpisce sempre molto. Noi sappiamo che un grosso flusso migratorio che arriva verso l'Italia viene dalla cosiddetta area subsahariana, no? In quell'area c'è un lago, il lago Chad, che 20 anni fa era un lago di 25.000 km quadrati, era, per capirci, più grande della Lombardia. Adesso questo lago è di meno di 2.000 km quadrati, cioè più piccolo della Val d'Aosta. Il lago Chad confina con quattro paesi: Chad, Niger, Nigeria e Camerun. Alcuni di questi paesi sono molto grandi anche in termini di popolazione. La Nigeria credo che abbia 150 milioni di abitanti o una cosa di questo ordine di grandezza. E le aree, diciamo, più colpite dal ritirarsi della Cociata, che chiaramente produce problemi enormi dal punto di vista dell'agricoltura, della pesca, sono le aree che generano flussi migratori, non solo, ma generano anche tensioni. L'area in cui è più forte Boko Haram, questo gruppo estremista islamico che opera in quell'area, è proprio l'area della Nigeria che confina di più con il lago Chad. Allora, quelle aree che sono aree più povere stanno già pagando un prezzo per la crisi climatica più alto di quello che paghiamo noi. Noi lo pagheremo in maniera pesante, perché poi, per ragioni particolari, perché siamo circondati dal mare, tante volte gli effetti, diciamo, dei mutamenti sono più intensi, più violenti. Pensate a quanto accade con le precipitazioni atmosferiche, oppure quanto accade a Venezia, in cui l'acqua alta straordinaria è aumentata molto nel corso di questi anni. Quindi, oltre alla necessità in generale di ridurre le diseguaglianze e di dare a tutti più opportunità di vita, no? Permettere a tutti di avere speranze migliori per il futuro, contrastare sia la pandemia con una medicina alla portata a disposizione di tutti, sia i mutamenti climatici, è anche una maniera concreta per impedire che questi processi colpiscano soprattutto i più deboli. Grazie mille, Ermete. Io rinnovo l'invito a chi ci sta seguendo di poter fare domande sui canali
social e sul canale YouTube dell'Arcidiocesi di Deira, come è stato già fatto prima da Giulia. Senza troppi giri di parole, come le cosiddette ecomafie stanno approfittando di questo tempo di incertezza, tempo di paura, come ne stanno approfittando appunto per accrescere il loro malaffare e quali sono inevitabilmente le conseguenze per il nostro pianeta, per l'ambiente. Diciamo, come ne stanno approfittando, purtroppo è una cosa su cui tenere gli occhi aperti, perché c'è il rischio ovviamente che in questa fase di grande difficoltà economica, no? Persone vengono spinte ai margini, no? E la possibilità e le risorse economiche delle mafie, delle ecomafie, conquistino ulteriori pezzi di economia. Quindi bisogna tenere gli occhi aperti. Per dire però anche una cosa in positivo, non solo perché la legge che è stata approvata porta la mia firma, la legge appunto sugli ecoreati, dei passi avanti sono stati fatti. Molti anni fa lo smaltimento illegale dei rifiuti anche pericolosi, anche radioattivi, veniva punito sostanzialmente con una contravvenzione. Era difficilissimo contrastarlo perché non c'erano strumenti legislativi adeguati. Adesso ci sono stati vari passaggi. Il più importante, questa legge approvata nella passata legislatura, di cui sono il primo firmatario, che si chiama legge sugli ecoreati, che ha introdotto dei nuovi reati che sono utili alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle istituzioni per contrastare questi fenomeni. Voi pensate che fino a prima di questa legge non esisteva il reato di disastro ambientale, veniva usato un vecchio reato del codice penale che parlava di disastro innominato, cioè quando non sapevano bene che cos'era il disastro ambientale, non è un disastro innominato, e addirittura il reato di inquinamento ambientale veniva punito con un articolo del codice penale che parlava di, anziché di inquinamento ambientale, di getto pericoloso di cose. Quindi tu, un fumo velenoso che usciva da un camino era come se buttassi una pietra da un cavalcavia, no? Quindi non avevi strumenti adatti per contrastare. Adesso questi strumenti ci sono. Una parte di quel fenomeno è stato contenuto, per esempio lo smaltimento illegale dei rifiuti dal nord al sud si è fermato. Rimane un problema enorme di gestire il ciclo dei rifiuti, perché troppe zone non hanno le strutture adeguate per gestire i rifiuti e non fanno delle raccolte differenziate adatte. Non stiamo parlando soltanto, parlo anche di Roma, perché nel senso che Roma manda una parte dei suoi rifiuti nel Veneto o in altre parti d'Italia, perché non si è organizzata per gestire i suoi rifiuti. È una raccolta differenziata ancora molto primitiva rispetto a quello che è possibile fare. Altre aree d'Italia hanno fatto dei grandi passi avanti. Milano è, assieme a Vienna, la città sopra il milione di abitanti che ha la raccolta differenziata più alta d'Europa, e hai tante aree in cui sono livelli di eccellenza. Provincia di Treviso, ci sono 100 comuni che hanno una raccolta differenziata sopra l'80%, ma non solo lì. Io ricordo che a Pollica, il comune amministrato da Angelo Vassallo, che era anche un mio amico personale, che purtroppo poi è stato ammazzato per la sua battaglia per la legalità, però Pollica già 10 anni fa aveva una raccolta differenziata sopra il 70%, quindi si sono fatti dei passi avanti. È chiaro che contrastare l'illegalità, le ecomafie, ma anche il resto dell'illegalità, anche l'economia in nero. Adesso, per parlarci, nella provincia di Latina abbiamo problemi di controllo anche del caporalato in agricoltura non banali, e purtroppo, lo sappiamo tutti, anche a Formia Gaeta c'è troppa economia in nero, cioè troppa economia che non è regolare, e questo ovviamente apre degli spazi e rende meno tutelate le persone che lavorano in questa economia.
Grazie. Un tema molto, molto importante. Prima di fare questa mia domanda, arriva un'altra domanda da chi ci sta seguendo. Luciana chiede una valutazione sulla creazione di nuovi termovalorizzatori. Della raccolta differenziata e della riduzione del consumo dei rifiuti, no? Alcuni tipi di rifiuti andranno sempre bruciati, perché sono rifiuti particolarmente delicati da trattare. Penso per esempio ai rifiuti ospedalieri, per capirci, no? Che hanno problemi di questa natura. E averci qualche impianto può aiutare, no? Le regioni che hanno la raccolta differenziata più alta sono anche regioni che hanno spesso degli impianti di termovalorizzazione. Non c'è contrasto fra le due cose, ma il futuro non è negli impianti di termovalorizzazione. Adesso, per esempio, nel nord Europa, dove alcuni di questi impianti venivano usati anche, vengono usati anche per riscaldare le città, loro importano rifiuti perché non hanno più materia prima a sufficienza per farli andare avanti, no? Spesso abbiamo letto di rifiuti italiani che finivano in Olanda, in Danimarca, in Svezia, no? L'Italia, diciamo, ha pochi impianti a sud, questo è il problema, no? Sia dal punto di vista della termovalorizzazione, sia dal punto di vista anche degli impianti di smaltimento. Penso ad esempio agli impianti legati alla frazione umida per produrre compost, no? Sono impianti che bisogna fare, bisogna farne tanti, bisogna farli bene, bisogna fare in maniera che non emanino cattivi odori. Si può fare, ma non si fanno, quindi diciamo, non, la risposta non è bruciare i rifiuti, no? Se non una frazione residua molto piccola, la risposta è cambiare da un lato la cultura dell'uso e getta e dall'altro recuperare il più possibile i materiali. In questo anche devo dire che abbiamo fatto dei grandi passi avanti, nel senso che l'Italia 20 anni fa importava 1 milione di tonnellate all'anno di carta da macino, perché usavamo molta carta da macino ma non la producevamo. Adesso non è più così, riusciamo a fare la raccolta differenziata di carta, quindi usiamo della carta che viene recuperata in Italia. In questo c'è poi una caratteristica italiana nel saper trovare le soluzioni migliori, che talvolta viene fermata anche dalla burocrazia, perché io per esempio citavo questo fatto che in provincia di Treviso abbiamo 100 comuni che sono sopra l'80% di raccolta differenziata. Bene, lì finalmente, dopo oltre 5 anni, è stata data l'autorizzazione a un impianto per lo smaltimento di pannolini e pannoloni. No? Adesso sembra una cosa un po' che fa un po' ridere, però quando tu raggiungi l'80% della raccolta differenziata, di quello che resta, i pannolini e i pannoloni sono una percentuale importante e difficile da trattare. Il primo impianto al mondo per trattare i pannolini e i pannoloni si doveva fare lì, in una zona dove c'è un consorzio di comuni che gestisce Contarina, un'azienda pubblica di gestione dei rifiuti avanzatissimo. Ci hanno messo 5 anni per avere l'autorizzazione per poter utilizzare questo impianto. Tant'è vero che i proprietari di questo impianto stavano per andare all'estero, perché non era possibile fare in Italia. Quindi, e questo accade anche in altri settori. A volte c'è una burocrazia che frena, diciamo, le scelte che servono. E invece, se uno si guarda in giro per l'Italia, trova tante cose anche strane. Ve ne dico una perché a me diverte particolarmente. Pochi lo sanno, ma l'Italia è il leader mondiale nella costruzione delle giostre. Noi siamo dei grandi costruttori di giostre. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island giocano su giostre italiane. Le giostre italiane sono più belle, ma vincono la concorrenza anche perché sono più leggere e consumano la metà dell'energia di quelle tedesche. I produttori di giostre hanno fatto questo non perché erano formati dalla Legambiente o da Greenpeace,
e forse e sicuramente non erano stati orientati dalla Laudato Si, diciamo, ecco, anche perché l'hanno fatto prima della Laudato Si. L'hanno fatto perché la tendenza in Italia a trovare la soluzione più adatta per affrontare un problema è più forte che in altri paesi, no? E questa nostra capacità di innovare in tutti i settori è quella che dobbiamo mettere al servizio anche di un'economia più sostenibile, più a misura d'uomo. Insomma, io dico sempre che l'Italia deve fare l'Italia, deve scommettere sulle cose che la rendono unica, che è un incrocio fra storia, natura, cultura, innovazione, capacità di produrre bellezza, uso della tradizione non per imbalsamarla, no? Ma per fare un ingrediente del futuro. C'è una bellissima frase di Mahler che dice: tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco, no? Allora, se noi portiamo avanti questo segno dell'Italia, che è la maniera in cui l'Italia viene vista nel mondo, cioè l'Italia nel mondo viene vista spesso meglio di come la vedono gli italiani, no? Perché noi siamo un po' criptodepressi, cioè siamo tendenti a vedere sempre i nostri aspetti negativi, che sono tanti, e poi magari non li affrontiamo, ma poco capaci di vedere gli aspetti positivi. Ecco, nel campo di un'economia più a misura dell'uomo, l'Italia ha molto da dire. Ha detto benissimo Zamagni, Stefano Zamagni, che insomma è un grande economista e anche presidente dell'Accademia Pontificia delle Scienze, quando è stato presentato il manifesto di Assisi, perché lui ha detto: se si apre la partita di un'economia a misura d'uomo, l'Italia è in prima linea. Ecco, proprio sull'Italia c'è una domanda da parte di Denise che ci dice: perché l'Italia non prende provvedimenti e o iniziative concrete sull'ambiente, ad esempio limitare la plastica? Beh, qualcosa abbiamo fatto, un po' perché l'ha deciso l'Europa, cioè l'Europa sull'usa e getta ha preso dei provvedimenti molto impegnativi, un po' l'ha fatta anche come Italia. Adesso il primo paese al mondo che ha vietato le microplastiche nei cosmetici è stata l'Italia, è stato il mio provvedimento, no? E aggiungo, quello è stato molto importante, sostituire le microplastiche con altri materiali, perché le microplastiche, per chi non lo sapesse, forse Giorgio, anche tu, io non sono un grande utente di cosmetici, però nei cosmetici, diciamo, le microplastiche servono per quell'effetto scivolamento, non so come dire, cioè, che permette di spargerli meglio, no? Questo anche nelle creme solari, tante cose, no? E l'Italia è il leader mondiale nella produzione di cosmetici. Pochi lo sanno, ma oltre il 50% del make-up del mondo è fatto in Italia. No? Uno dei tanti settori in cui noi abbiamo queste capacità, diciamo. Ecco, se l'Italia ha vietato il microplastico cosmetico, vuol dire che l'ha vietato il mondo, perché tutti gli altri seguiranno, diciamo, da questo punto di vista. Sicuramente l'Europa sta piando delle misure giuste. Se, dov'è che noi spesso sbagliamo o siamo inadeguati? È quando bisogna produrre anche delle politiche industriali innovative, no? Vi faccio un esempio del passato che ancora mi fa venire il magone, no? Pochi lo sanno, ma il primo personal computer del mondo è stato fatto in Italia. Lo fece la Olivetti molti anni fa, poi l'Olivetti fu acquistata dalla Fiat. La Fiat riteneva che quella cosa non avesse futuro, e difatti abbiamo visto che il personal computer non ha avuto nessun futuro, diciamo. Tanto è vero che lo siamo tutti, diciamo, oggi. E quindi abbiamo perso una grande occasione. Ecco, in parte una cosa simile può accadere sulle plastiche, perché l'Italia attualmente è forse la nazione al mondo più avanzata per quanto riguarda le bioplastiche, le plastiche, la chimica verde, per capirci, una chimica che non utilizza combustibili fossili, ma utilizza materia prima vegetale. Molte aziende italiane, a cominciare dalla Nova, montano brevetti importanti. Siamo stati uno dei primi paesi, se non il primo paese, a vietare i sacchetti di plastica non biodegradabili, però lì bisogna fare poi una politica industriale, bisogna costruire impianti più grandi, bisogna aprire i mercati, e lì l'Italia spesso sbaglia, no? Abbiamo visto, per esempio, per parlare di un altro campo, che nei giorni scorsi è stata finalmente chiusa
l'accordo con la Peugeot per, fra FCA e Peugeot, no? Ma FCA a lungo aveva sostenuto, quando c'era Marchione, che è stato un grande manager, ma da questo punto di vista non proprio inesistente, aveva Marchione a lungo sostenuto che l'auto elettrica non era il futuro, che era anzi un problema dal punto di vista dell'inquinamento ambientale, e quindi non, la Fiat era del tutto assente sul terreno dell'auto elettrica, delle auto ibride, era debolissima, no? E quindi quando è apparso evidente che quello era il futuro, anche perché la Cina stava accelerando, la Germania stava facendo grandi investimenti, era chiaro che quella era la direzione, la Fiat era scoperta e ha dovuto, per fortuna, fare un'alleanza con un'azienda che invece su quella aveva investito. Ma è chiaro che adesso bisogna correre, perché se tu perdi quella tecnologia, un pezzo importante della nostra economia è il rischio. Ecco, la domanda. Ah, c'è un'altra domanda. Ecco. In questi anni, Federica ci chiede, in questi anni ci sono stati dei cambiamenti sulla cosiddetta terra dei fuochi, dato che ci riguarda da vicino? O non è cambiato nulla? No, ci sono cambiate delle cose, lo accennavo anche prima. La terra, guardate, questa è per me una storia vissuta anche personalmente, perché io sono il primo firmatario della legge sugli ecoreati, e la stessa espressione terra dei fuochi come ecomafia fu creata dalla Legambiente. Si chiamava ecomafia il primo rapporto che la Legambiente fece con l'arma dei carabinieri sull'illegalità in campo ambientale, e anche la terra dei fuochi era un dossier su quel territorio particolare. E poi è stata estesa, per un particolare che sostanzialmente sta fra le province di Caserta e quella di Napoli, ma poi il termine è stato usato in maniera più estesa. Quello che era un fenomeno diffusissimo, diciamo all'inizio degli anni 90, no? per avere un punto di riferimento, cioè lo smaltimento illegale, perché costava meno, no? Dei rifiuti che venivano dal nord, anche da grandi aziende talvolta, in aree controllate dalla malavita organizzata, è stato sostanzialmente fermato. È stato fermato perché ci sono delle leggi che permettono di punirlo. Voi pensate, io vi racconto un episodio. Molti anni fa, quando noi abbiamo fatto uno dei primi di questi rapporti, io andai e ricordo che nessuna televisione italiana volle venire con noi perché non ritenevano il tema importante. Venne con noi solo una piccola televisione privata e la CNN, che voi era interessata alla cosa, in una zona nel litorale Domiziano Fregneo, lungo la via Domiziana, non una zona sperduta, dove sapevamo che c'erano queste discariche abusive. E c'era un ciclo di rifiuti. Quelli scavavano abusivamente la ghiaia, lo usavano per fare edilizia abusiva, e quelle buche venivano riempite con rifiuti pericolosi. Mi ricordo che andavamo lì, scortati dalla polizia, perché qualche giorno prima c'erano state delle minacce, un gruppo di gente armata era entrata in un circolo della Legambiente di quell'area, scortati dalla polizia, e quella cosa lì era saputa dai cittadini. Però era considerata normale, c'era un ristorante a 100 metri, per capirci, vicino a dove scavavano, e a un certo punto era evidente che un capo locale mandava i ragazzini sulle strade per bloccare i camion, perché noi ne intercettammo uno con un signore che diceva: ma qui è normale, facciamo tutti i giorni, noi veniamo qui, buttiamo la roba e poi ce ne andiamo via. Ecco, quelle cose lì, che allora erano possibili, anche perché le leggi non erano adatte, per capirci, se noi allora avessimo sequestrato quel camion e quei rifiuti, sarebbe stato un sequestro così, cioè un atto, non c'era un aspetto penale di quel reato, no? E quindi non potevi usare tanti strumenti giudiziari, le intercettazioni telefoniche, i reati di associazione a delinquere. Dopo è cambiato, sono state innalzate le pene,
sono stati introdotti nuovi reati. Quell'operazione non si può fare più se non in misura ridottissima. Rimane il problema dello smaltimento illegale dei rifiuti e anche del bruciare i rifiuti, ma è legato ad altri fattori, per esempio l'economia in nero, la mancanza di discariche adeguate. L'economia in nero crea un problema. Se tu sei in nero, come fai a portare dei rifiuti industriali in una discarica? Perché non si capisce come li ha prodotti. Infatti Don Patriciello, che è uno delle anime di questa battaglia, lo dice sempre, insomma, il problema adesso non sono i rifiuti che arrivano dal nord, sono i rifiuti prodotti in quell'area. E in ogni caso, anche lì, bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Guardate, non c'è nulla che possa essere più efficace dell'azione di una comunità che vuole difendere il proprio territorio, che ama il suo territorio e che è conscia dei propri diritti e del futuro. Questa, voglio dire, è anche una grande avventura, quella dello sviluppo sostenibile, dell'economia sostenibile, che va vissuta come tale, anche con uno spirito un po' battagliero e garibaldino, avventuro. Cioè, c'è una bellissima frase di Chesterton che ha detto una volta: la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo capisce, no? La sfida di un'economia sostenibile, un po' come la sobrietà di cui parla, di una delle tante cose di cui parla il Papa Francesco nel Laudato Si, non è una vita più ripiegata, ma è una vita più forte e intensa. Ecco, mi dicono che dalla regia che anche la pagina YouTube, il profilo YouTube dell'Istituto Cicerone Boglione è aperto per i commenti, quindi invito nuovamente tutti gli studenti che stanno seguendo, studenti e non, a porre delle domande. C'è ancora un po' di tempo per fare delle domande ad Ermete. Io te ne pongo una così a bruciapelo, ma a questo punto, a tuo avviso, che cosa può fare un ragazzo, uno studente, un giovane per impegnarsi attivamente sul proprio territorio per quanto riguarda queste tematiche, soprattutto ambientali? Questo dipende dalle tendenze e dai gusti di ognuno, diciamo, sono tante le occasioni di impegno. E poi ricordiamoci che, come abbiamo detto anche prima, l'impegno per l'ambiente è anche un impegno per la comunità, è legata anche al volontariato, al terzo settore, a tante cose. E poi, secondo me, bisogna soprattutto ragionare sia guardandosi intorno, ma anche in termini di futuro. Il futuro sarà quello, è lì che stiamo andando, e anche il lavoro sarà quello, che significa tante cose, nel senso, significa anche recuperare le tradizioni culturali, recuperare tradizioni produttive, innovare, difendere ciò che abbiamo di unico. Adesso già siamo Cicerone, come si sa, si ritiene sia stato ucciso a Formia, e Vitruvio Coglione è noto per aver scritto un trattato sull'architettura che ancora oggi è considerato un punto di riferimento importante, perché lui diceva che sostanzialmente i capisaldi dell'architettura sono la solidità, l'utilità e la bellezza. Questi erano i tre caposaldi dell'architettura per Vitruvio Coglione. Probabilmente oggi ci aggiungerebbe la sostenibilità, no? Capire cos'è che amiamo fare, capire qual è la vita che vogliamo affrontare, inevitabilmente ci porterà a incrociare i temi ambientali, dell'ambiente, della qualità della vita, di un'economia più partecipata. Guardate, c'è un lavoro che facciamo ogni anno come Fondazione Simbora sulle imprese italiane, e si vede che le imprese che hanno un rapporto migliore con i lavoratori, con le comunità, con il territorio, sono quelle che vanno meglio. Cioè, noi non siamo la competizione delle imprese italiane,
non può essere fatta abbassando i prezzi, inquinando di più, perché perdiamo, oltre che essere sbagliato dal punto di vista dei valori, è una via perdente, perché rispetto ai paesi emergenti saremo sempre in difficoltà, no? Vi faccio, guardate, pensate agli occhiali. Chi avesse detto all'inizio di questo millennio che in Italia si sarebbero continuate a fare le montature di occhiali sarebbe stato guardato come uno scemo del villaggio, perché dicevano no, le montature di occhiali si faranno nell'est, in Asia, eccetera. Sono tornati tutti in Italia quelli che ci hanno provato, o meglio, le montature che valgono pochissimo le puoi fare anche nel Guangdong, ma quelle più avanzate, più belle, le devi fare in Italia, e difatti ne abbiamo aumentato continuamente la produzione in termini di valore degli occhiali. E lo stesso vale per tanti altri settori, anche quelli apparentemente più difficili. Io ricordo che diversi anni fa mi colpì il fatto che il presidente della Repubblica Popolare Cinese, in visita in Italia, andasse a visitare una conceria a Santa Croce sull'Arno. Io dicevo, ma perché? Di tante cose da vedere, questo va a visitare una conceria a Santa Croce sull'Arno. E l'anno dopo venne il primo ministro cinese, andò a visitare un'altra conceria a Santa Croce sull'Arno. Ma avevo capito perché. Perché nonostante quello che uno poteva pensare, che la concia è un processo molto difficile, molto inquinante, fin dall'antichità per capirci, e quindi che uno pensava, vabbè, ma se nella concia tu puoi pagare poco gli operai, questi non hanno diritti, e puoi inquinare quando vuoi, sei fortissimo. E invece non è così, o meglio, è così per la concia di base, che però è una parte piccola del processo di produzione. Perché se vuoi fare le pelli migliori del mondo, devi essere più avanzato. E siccome i conciatori italiani, in Italia sono tre grandi poli conciari, uno sull'Arno, a Santa Croce, in San Miniato, uno ad Arzignano, in Veneto, e uno a Solofra, in Campania. A un certo punto fu fatte delle leggi contro l'inquinamento, perché i conciatori che stavano sull'Arno stavano uccidendo tutto nell'Arno. Ovviamente ci furono proteste, gente che minacciò di chiudere le attività, e invece imparare a trattare meglio gli acidi, imparò anche a trattare meglio le pelli, e quindi una innovazione tecnologica, bravi imprenditori e lavoratori che hanno diritti, anche quando sono senegalesi, ce ne sono tanti in quelle aree, diciamo, fa sì che noi facciamo le pelli migliori del mondo e esportiamo ogni anno grandi quantitativi di pelli conciate in Cina. Sembra assurdo, ma è così. La scelta, diciamo, della qualità è una scelta che paga anche in termini economici, e oggi che si è aperta e l'Europa è in prima fila, e lo è non solo perché vuole fare la prima della classe sul terreno dell'idea di futuro, ma perché ha capito che è una cosa che ti dà forza economica, che si apre la partita del contrastare la crisi climatica, di azzerare le emissioni di CO2, di passare con forza alle rinnovabili in tutti i settori, no? Questa è una partita in cui l'Italia ha molto da dire. Grazie. C'è un'altra domanda di Francesco, che ci dice: ultimamente si sta parlando molto dell'installazione delle reti veloci 5G anche in Italia. Quali potrebbero essere le conseguenze negative, e se esistono quelle positive sul nostro ecosistema? Ma ti parto da quelle positive. 5G ed altre tecnologie consentono, pensate alla didattica a distanza, siamo stati costretti, diciamo, siamo costretti anche noi oggi, no? Consentono di avvicinare posti apparentemente distanti. Poi non apro qui il dibattito sulla didattica a distanza e neanche sui webinar, io sono un prigioniero politico dei webinar, questi sono dei giorni come fa, 3 o 4, e ho sempre il dubbio, diciamo, che poi alla fine la gente non ti stia a sentire, perché anch'io faccio così, quando parla un altro mi distraggo, smanetto, eccetera. Quindi non apro il dibattito, io penso che
il rapporto tra le persone, mi sembra che lo dicesse Don Francesco all'inizio, guardarsi negli occhi, annusarsi, io ritengo sia molto importante. Penso che l'economia misurata è fatta di formidabili innovazioni, ma anche di conservare, diciamo, una dimensione delle relazioni che onestamente penso che si perda in queste cose. Però detto questo, noi abbiamo, per esempio, faccio un solo esempio, io fra le tante cose di cui sono occupato, l'ho accennato anche tu all'inizio, è la questione dei piccoli comuni, no? Non solo perché io ho vissuto tanto in un piccolo comune, io ho vissuto fino a 11 anni in una metropoli tentacolare della sociabilità che si chiama San Giovanni in Carico, no? Che è un comune di 2.500 abitanti, 3.000 massimo, no? I piccoli comuni in Italia sono tantissimi, sono bellissimi, perché noi abbiamo, appunto, un po' come i vitigni, abbiamo una storia millenaria, quindi non c'è un posto d'Italia in cui se uno chiude gli occhi e tocca la cartina geografica non trova cose che gli altri umani non possono immaginare. E la vita dei piccoli comuni può essere assolutamente una vita ricca, non è una questione di scelta, no? Oggi per essere competitivi nel mondo non serve avere una ciminiera che fuma dietro, qualche volta serve anche una ciminiera, ma serve un buon collegamento, cioè serve una rete efficiente. E quindi, per esempio, far vivere i territori minori, far vivere i piccoli comuni, non per atto solo, diciamo, di umanitario, no? Ma perché è un punto di forza straordinario del paese, è anche quello, lo diceva benissimo Ciampi tanti anni fa, una strada per riaffermare un'idea d'Italia che deve affrontare le sfide degli ultimi, ma che ha anche una sua specificità. Ecco, la banda larga, la rete, i 5G sono molto importanti da questo punto di vista per far vivere i piccoli comuni. Dal punto di vista dei rischi, sì, i rischi ci sono, però l'Italia ha la normativa più avanzata del mondo da questo punto di vista, cioè non c'è nessun paese europeo che era una normativa avanzata come quella dell'Italia. Quindi, se si rispetta la legge, va fatta quella cosa e va fatta il prima possibile. Perfetto. Eccoci. Passiamo. Giorgio, leggo la domanda? Eccomi, no, si era bloccato un attimo. Ci sono. No, passiamo alla domanda di Giuseppe, che ci chiede: le navi quarantena con casi di Covid a bordo in Sicilia hanno trovato una soluzione per lo smaltimento delle acque minere? Inviare rifiuti solidi negli inceneritori ritiene sia la miglior soluzione? Ho già risposto prima. È solo un pezzo ridotto della soluzione, lo sarà sempre meno, perché dobbiamo ridurre l'uso e getta, ridurre i rifiuti inutili, ridurre gli imballaggi inutili e recuperare molto di quello che mettiamo in rete, diciamo. Noi adesso siamo con la raccolta differenziata un po' sopra la media europea, no? Mentre siamo molto avanti la media europea nel recupero dei rifiuti nei cicli produttivi, no? Secondo me dobbiamo fare molti passi avanti, soprattutto in tante aree. Voi non mi avete risposto, io non lo so, ma Gaeta sulla raccolta differenziata come è messa? Nel senso che io so i dati di Forna che non sono male, no? Gaeta come è messa? Allora, io i dati di Gaeta personalmente non li so, però i dati dei fondi della mia città sono molto alti. Quindi 84%. Beh, un ottimo dato. Sì. È un ottimo. Quindi, diciamo, su quella strada sì, ci avrebbe bisogno di qualche impianto, soprattutto per alcune tipologie di rifiuti, ma il futuro non è nell'inceneritore. E aggiungo, in altri paesi non sono incentivati gli inceneritori, o meglio, insomma, se li pagano naturalmente quando vai a bruciare i rifiuti. Noi in Italia per un lungo periodo abbiamo dato delle forti sovvenzioni agli inceneritori, questo non era giustificato. C'era una,
domanda che mi compariva in sovrimpressione. Sì, no, arrivano. Allora, saltiamo questa, andiamo. Quella del professor Tomassi la facciamo se c'è tempo dopo. E c'era una domanda di Giorgio, le agevolazioni che lo Stato italiano mette a disposizione in materia ambientale sono facilmente e velocemente accessibili oppure sono rallentate e bloccate da impedimenti burocratici? Purtroppo spesso la seconda, nel senso che noi abbiamo delle agevolazioni di grande interesse, di nuovo quelle che tu citavi all'inizio, con bonus, ma bonus, non c'è nessun paese al mondo che dà ai privati agevolazioni così forti per rimettere ad esempio in ordine la propria casa, però spesso i meccanismi sono molto complessi e io penso che la vera riforma in campo ambientale è rendere più semplice le procedure, ridurre la burocrazia inutile. Vi faccio un esempio rispetto per esempio alla partita del clima delle fonti rinnovabili, no? Come vi ho detto, in tante parti del mondo, ma anche in Italia, non c'è più bisogno di agevolazioni se non per alcuni fonti particolari. C'è bisogno però di decisioni rapide. Oggi in Italia per mettere una pala eolica ci vogliono, se ti va bene, perché poi magari ti dicono anche di no, 5 anni. Tenete presente che i fondi, i tantissimi fondi, 209 miliardi dell'Unione Europea fra contributi e prestiti, che vengono messi in campo con il Next Generation EU, il Recovery Fund, come si dice, e che sono in gran parte rivolti ai temi ambientali, hanno dei vincoli di tempo molto rigidi. Loro dicono entro 2 anni questi soldi bisogna cominciare a spenderli, e entro 7 anni deve avere finito. Se ci metti 5 anni per le autorizzazioni sei fuori, no? E questo vale in tanti altri settori. Snellire la burocrazia inutile è una cosa importantissima che richiede anche responsabilità da parte dei funzionari pubblici. Tante volte in Italia le scelte non si fanno perché uno ha paura che firmando una cosa chissà cosa gli succede, e talvolta ci sono dei processi assurdi che vengono fatti per motivi stupidi, no? Però l'eliminazione della burocrazia è una delle cose più utili anche per favorire un'economia più sostenibile. Eliminazione della burocrazia è inutile, ovviamente, perché poi le regole e le autorizzazioni ci vogliono, non scherziamo. Certo, assolutamente. C'era un'altra domanda di Giulia, molto, anche questa molto interessante. Quali sono alcuni dei punti principali sullo sviluppo sostenibile presenti nell'agenda 2030? Vabbè, l'agenda 2030 è molto ricca, forse perfino troppa, perché io i 17 punti non me li ricordo mai, sono peggio dei 7 nani, diciamo. Poi forse, lo dico per alleggerire con una battuta, il fatto che siano 17 fa capire che non è scritto in italiano, perché se lo scrivono in italiano ero 16 o 18, non 17, diciamo, come cosa, i 169 dati. È una strumento ricchissimo che serve per confrontare le politiche. I temi chiavi sono quelli di cui stiamo discutendo adesso. L'ambiente, la bellezza, la qualità, la crisi climatica, le diseguaglianze. Nell'agenda ci sono tanti altri punti importanti, alcuni dei quali incrociano la pandemia. C'è la sanità, le discriminazioni di genere, tutte le forme di discriminazione, sono tantissimi punti, la cultura, però io direi concentriamoci sul fatto di rendere più umano il mondo, io mi concentrerei sui caposaldi della Laudato Si. C'è una bellissima frase di Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, no? Che ha detto una volta: se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini per raccogliere legna e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e finito.
è che io penso che dobbiamo, ecco, recuperare la capacità anche di motivazione, di emozione, di visione, senza la quale non è un insieme di precetti che ci farà cambiare. Noi ci avviamo alla conclusione di questo incontro e ti ringraziamo, Ermete, per le tante sollecitazioni, per i tanti spunti di riflessione che ci hai dato, che hai dato soprattutto a questi giovani studenti che nei prossimi giorni andranno, come diceva Don Francesco all'inizio, a lavorare concretamente su alcune tematiche, anche e soprattutto riguardo al nostro territorio. Ecco, quindi, prego. No, ti volevo dire, c'era la domanda che c'era sul negazionismo. C'era la domanda del professor Tomasi, se hai una risposta flash la facciamo, del professor Tomasi sul negazionismo. Non è che hanno una strategia, cioè a parte che sono tanti negazionisti, sono perfino chi ritiene che la Terra sia piatta, oppure che il Covid non esiste, poi ogni tanto qualcuno lo prende e sta male, quindi capisce che forse non era proprio come dicevo. Oppure c'è anche Trump che appunto ha fatto quelle scelte su Parigi perché voleva difendere il suo carbone. Secondo me si muovono in tutti i campi. Io penso la maniera migliore per rispondere è far capire che appunto che andare nella direzione di uno sviluppo sostenibile è quello che conviene di più alle comunità. È una sfida, se posso cavarmela con una battuta, che richiede anche una grande, appunto, dicevo prima, spirito d'avventura, ma anche determinazione. A me piace molto la frase di un regista americano, Frank Capra. Adesso c'è un film di Capra che sotto Natale mi sembra che sia La vita è una cosa meravigliosa, una cosa di questo tipo che ogni anno viene trasmesso, no? Frank Capra ha fatto dei bellissimi film, è considerato un po' uno dei registi americani più esemplari da questo punto di vista. Però in realtà era italiano, era nato da bambino, di origine, era nato in un paese in provincia di Palermo, Frank Capra, no? E una volta lui ha detto una frase che è molto americana, che però secondo me è efficace, perché lui dice: i dilettanti giocano per piacere quando fa bel tempo, i professionisti giocano per vincere mentre infuria la tempesta. Ora è chiaro che la tempesta sta infuriando in tanti motivi, in tanti campi e per tanti motivi. Se noi vogliamo dare forza alle nostre idee, dobbiamo essere anche molto bravi e ci sono le condizioni per essere. Grazie per tanto. Ringraziamo te, ringraziamo anche gli istituti che ci stanno seguendo, e a me semplicemente non mi resta che dare l'appuntamento a tutti i ragazzi per lunedì 11 gennaio, sempre alle ore 9:30, ci saranno questi laboratori con esperti del territorio, in cui entreremo nel dettaglio e ci sporcheremo le cosiddette mani per il nostro territorio. Quindi ringrazio nuovamente Ermete e vi auguro una buona giornata. Buon lavoro e una buona giornata anche a voi, sempre a disposizione del Golfo. Grazie. Fondi non è proprio Golfo, eh? No, Fondi no. E poi a Fondi mi fanno sempre, io becco una quantità di multe con la macchina di quelle stupide, tipo 53 km al limite 50, eccetera. E uno dei posti maledetti è quel pezzo del litorale di Fondi che si incunea fra sì. A Terracina, è proprio ho impiegato due multe per 50, a 53 km all'ora da 50. Però le regole sono regole. Certo. Buona giornata. Grazie, buona giornata.